Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come fare i pancakes. Questo è il mio tutorial e basta, l'unica cosa che ho fatto praticamente durante questa quarantena, quindi ve la faccio vedere. Questi sono gli ingredienti, quello lì è la farina, sono 125 grammi, qui sono 15 grammi di zucchero, 25 grammi di lievito, no, di burro, 6 grammi di lievito, 200 grammi di latte e 2 uova. Mettiamo il nostro burro a sciogliere in un fornello, fuoco basso perché sennò strina. E basta, poi aspettiamo che si sciolga. Nel frattempo prendiamo le nostre due uova e dividiamo dentro due ciotole i tuorli dagli albumi. Quindi dividiamo i tuorli. Non fate come me. Dagli albumi. Usate più delicatezza. Ecco. Non così. Beh, dai, non c'è male. Fatto. A questo punto si prende questo, non so come si chiami, però tipo, no, non do nomi, però si prende questo e si montano, no, non so neanche i nomi di quelli gialli, madonna mia, sono i tuorli, credo siano i tuorli, comunque la parte arancione dell'uovo. Diamo una prima frullata e poi si aggiunge il burro che è sciolto. Così. A posto. Aggiungiamo anche il latte poco per volta. Questa ciotola qua, ne prendiamo gli albumi, se sono quelli, la parte chiara dell'uovo, li montiamo con lo zucchero. Sono un idiota perché ho messo il lievito. No, non ci credo. Non fa niente. Aggiungeremo anche lo zucchero. Questa è la prova che se oggi mi vengono possono venire a tutti. Sì, dai, mi fido. Non mi sono venuti, quindi ho dovuto ripreparare tutto. Comunque, ripartiamo da dove avevamo lasciato. Gli albumi e li montiamo con lo zucchero, che stavolta è veramente. Sì, è zucchero. Diventano bianchi così. E dopo li aggiungete ai tuorli, alla parte gialla dell'uovo. Bene, molto bene. Adesso mescoliamo tutto con le fruste e poi aggiungiamo la farina e il lievito che li ho messi insieme. Ho cambiato ciotola perché era troppo piccola e adesso aggiungiamo la farina e il lievito. Questo è quello che verseremo sulla piastra e niente, vi faccio vedere.
Allora, la piastra è calda, quindi se ne prende un po'. Si mette sulla piastra. E si aspetta fino a che sopra non ci vengono delle bollicine. Quando ci sono le bollicine, si gira il pancakes. Ci sono Fine. le bollicine, quindi si prende e si gira. Facile.